Ciao a tutti, oggi facciamo insieme un progetto molto semplice ma davvero molto molto comodo. Realizzeremo insieme un cestino per il pane completamente apribile e quindi comodo per essere lavato, stirato, comodo per essere riposto, semplicemente piegato. E un'idea secondo me interessante anche per chi avesse un albergo, un ristorante, in modo da poter offrire ai propri clienti un cestino per il pane sempre fresco di bucato. Un'idea interessante anche per i nostri regalini di Natale, magari in un tessuto adeguato, magari abbinato a due tovagliette o due presine. Andiamo subito a vedere tutto quello che ci occorre. Per il nostro progetto di oggi utilizzerò 3 quadrati di tessuto un pochino corposo da centimetri 33x33, 8 bottoncini automatici, ago e filo, la macchina da cucire e ovviamente le forbici. Chi l'avesse potrà utilizzare anche uno strato, quindi anche un altro quadrato di quella telina adesiva rinforzante. Io non ne ho e ne farò a meno. Ed ora andiamo subito a lavorare. Innanzitutto uniamo fra di loro i nostri 3 quadrati di tessuto. Mettiamo la parte che vorremmo che resti dentro, quindi dritto contro diritto, in questo modo. Credo si riesca a vedere. Dritto contro diritto. Ora cuciamo tutto intorno ad esclusione di un piccolo pezzettino, quindi tutto intorno così, qui no. Tagliamo gli angoli in questo modo e quindi svoltiamo, rigiriamo il nostro lavoro. Con l'aiuto di qualcosa andranno benissimo le forbici, tiriamo per bene fuori gli angoli. Ed ecco fatto, ora cuciamo tutto intorno. Fatto questo, dobbiamo creare una cucitura a croce in questo modo per aiutarci. Potremo piegare il tessuto così ad angolo e segnarlo in questo modo, eventualmente anche con il ferro da stiro, qualora non vi restasse così ben segnato. Fatto questo, quindi segnata la croce, la X centrale, devo segnare un'altra impuntura a un 6 cm circa. Eccoli qua, sono 6 cm, quindi prendo la misura, segno il tessuto così o con il ferro da stiro e quindi cucio. Questa operazione la farò su tutti e 4 i lati, quindi sempre segno 6 cm, segno il tessuto e cucio. La base del nostro cestino è fatta. Ora dobbiamo attaccare gli automatici.
li attaccheremo in questo punto. Ora io metterò delle mollettine qui, qui e 4 angoli. Qui. Ed anche qui. Sistemiamo un altro automatico anche in questo punto, in modo da tenere ben saldo il nostro cestino. Compiamo la stessa operazione su tutti e quattro gli angoli. Ed ecco fatto. Il nostro progetto è terminato, così è chiuso. In un attimo, per poterlo aprire, lavare e quindi riporre piegandolo. Bene, ed eccoci qua. Nel frattempo è arrivato anche il nostro giangatto. Il cestino lo avete visto, spero che vi piaccia e come sempre grazie, grazie di cuore a tutti e mi raccomando iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!